Buonissima giornata a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Luca, lui dice Marco, e siete connessi oggi sul canale dei Legends. Oggi siamo qui ragazzi e ragazze con un nuovissimo video che prevederà un'intervista doppia, tripla, in cui 3 è il numero perfetto, sperando sempre che le domande non possano danneggiare la dignità di qualcuno di noi e soprattutto non possano essere traumatizzanti per il nuovo arrivato. Nome? Luca. Marco? Alberto. Cognome? E il suo. Ancora. Rittebrock. De Luca. Età? 21 anni. 19. 20. Come ti vesti di solito? Allora, io vedete che mi vesto tutto in modo casual. Allora, vedete che io di solito in inverno tengo una felpa di questo genere, poi la giacca piumata al fine di non ibernarmi. Poi dopo dei pantaloni eleganti, anche tipo jeans oppure sportivi, mentre in estate una t-shirt e sempre dei pantaloncini sportivi quando faccio allenamento, così via, e invece le serate di gala dei jeans corti. Allora, adesso che sono in quarantena mi vesto con felpa per video e pantaloni da casa e scarpe da running, mentre invece di solito quando esco o mi metto i jeans, ma casi rari per delle uscite, roba del genere, ma principalmente mi vesto sportivo. Ma di solito mi vesto con maglia, pantalone normale per uscire e scarpe da ginnastica. Una persona che stimi? Una persona che stimo è una persona che voi non ci crederete mai, ma Renato Puzzetto, in quanto lui, cioè nell'affrontare anche situazioni molto difficili o comunque compromettenti la sua dignità personale, proprio lui ha un modo di fare, cioè mantiene un'espressione, come si dice, costante, seria, in modo tale da dire questo qui non sta dicendo minchiate, ha una spiegazione di quello che sta facendo. Allora, le persone che stimo, allora, prima di tutto stimo i miei genitori, anzi i nostri genitori, per quello che hanno fatto, per come ci hanno cresciuto, ci hanno sempre dato tutto. E in secondo luogo stimo ovviamente mio fratello per il lavoro che ci sta mettendo su YouTube e la sua forza di andare avanti. Persona che stimo, direi Luca. Ce ne sono tante, però direi Luca in primis. Dove vorresti vivere? Ai Caraibi. Ai Caraibi, però con i soldi che mi farò qua su YouTube magari. Ma guardate, io vorrei vivere qui dove sono sempre stato. Sto bene, c'ho il parco, posso andare ovunque. Posizione eccellente. Ma mi piacerebbe vivere a Londra. Frase preferita? Fatti, non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Detta da, indovinate voi. Allora, la fase preferita, la frase preferita che non mi toglierò mai dalla testa è una frase che, se non sbaglio, se non mi ricordo male, ho letto in un autogrill, non mi ricordo neanche per andare dove, e questa frase è: la mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. Frase preferita: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ma scusi, ma non le sembra di aver già sentito questa voce che mi fa le domande? Mi sembra di aver sentito da qualche parte. Ma non dire c***o. Allora, credi alla magia e al paranormale? Certo. Sta alzando anche il braccio per caso? Non mi ha visto l'uomo. Sta alzando. Come fai a sapere? Perché sono io, c***o. No, 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 no. Ma direi ni, perché comunque magia, credo di più alla magia rispetto al paranormale, però comunque sul paranormale ci sono stati dei video, dei documenti concreti che fanno vedere che c'è qualcosa veramente di reale sul paranormale, quindi direi 60 per fare una breve percentuale, direi 60% per quanto riguarda la magia e 50 o 40 per il paranormale. Convivenza o matrimonio? Direi, oddio, legame più saldo è il matrimonio, però dai, matrimonio sì. Ma diciamo che secondo me, dal mio punto di vista, la convivenza è molto più incasinata, nel senso che
secondo me arrivi a litigare per pagare le bollette, per fare la spesa, eccetera, eccetera. Il matrimonio invece è, diciamo che condividi molte più cose. Quindi matrimonio. Ma adesso direi convivenza, perché comunque sono giovane, quindi direi convivenza. Poi più avanti, chissà, magari ci sarà il matrimonio, non lo so. Cosa dà la felicità? Felicità? Tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Albano! Albano, ma sei tu? Posso conoscere anche tuo fratello Tramontano? So, Albano, se si è offeso perché gli ho usato come battuta il suo prefisso, ma se usassi il suffisso? Allora, cosa dà la felicità? La felicità ti dà la forza di sempre di andare avanti, la forza di vivere e la forza di non mollare mai. Sì, sono molto filosofico oggi, però la felicità è quel sentimento, quella sensazione che in qualche modo ti tira su. Ma la felicità è una cosa indescrivibile, ti mette soprattutto serenità e gioia allo stesso tempo, quindi è una cosa indescrivibile, soprattutto una persona come me, sempre col sorriso stampato sulle labbra, è una cosa essenziale. Per me è essenziale essere felice, quindi. Il ricordo più bello della tua infanzia? Dunque, il ricordo più bello della mia infanzia è stato, allora, quando eravamo a Pinarella, ok, sempre in Emilia, in Romagna, quando uscivo con una compagnia che faceva sbudellare da ridere e non potevamo fare almeno l'uno dell'altro. Il ricordo più bello della mia infanzia ovviamente è stata la prima vacanza che abbiamo fatto a Pinarella, io, mio fratello e la mia famiglia, e ovviamente gli amici che ho conosciuto là, che non li dimenticherò mai. Ma allora, il ricordo più bello della mia infanzia direi i balli di fine anno che facevamo alle elementari, mi divertivo un sacco, non c'erano appunto i telefoni o le videocamere, non c'era WhatsApp, Instagram, quindi eri ingenuo, diciamo, facevi quello che volevi. Qual è la tua donna ideale? La donna ideale, ho sempre detto, lo sa anche l'intervistatore, è una donna con capelli biondi, occhi azzurro cielo, immersi nel blu, mi immergo nel blu, e vita larga, fianchi stretti e... Cioè Nicki Minaj? Sì, insomma, un pochino. Allora, la mia donna ideale è una donna abbastanza alta, atletica, sportiva, atletica e sportiva sono sinonimi, quindi sportiva e insomma una ragazza normale, non è che abbia delle esigenze particolari. Ma qual è la mia donna ideale? Direi una donna con un carattere forte, soprattutto con la testa sulle spalle. Che cosa guardi di una donna? Allora, di una donna guardo il volto, gli occhi. Ma quali occhi? Poi alla fine, il passato, tutto quanto, alla fine si arriva al... Una donna guardo ovviamente il suo sguardo, il suo modo di rapportarsi con gli altri, il suo modo di proporsi, così come ovviamente deve fare l'uomo. E cosa guardi una donna? Il carattere. Carattere e il suo modo di fare e basta. Ma cosa guardi in una donna? Sinceramente, allora, se sarei stupido a non dire tetto e culo, però comunque direi anche soprattutto gli occhi, il viso, i capelli. Io vado molto a queste cose. La violenza risolve i problemi? No, però assolutamente no. Però in caso di dubbio contattare Luca Denti. Per la maggior parte dei casi no, però con Luca sì. Assolutamente no, la violenza non risolve i problemi, anzi con le persone che invece che risolvere le questioni con la violenza che con le parole sono solo delle teste di minchia, per dirlo in modo molto pacato e gentile, per non dire altro di volgare, però sono solo delle teste di minchia se uno usa la violenza in questo modo. Fai un saluto. Io mi auguro che da questo video in poi ci possiate seguire, oppure che c'è, oppure io spero ancora che voi seguiate noi già prima di questo video.
noi vi ringraziamo, vi salutiamo per essere stati in nostra compagnia, mi raccomando rimanete connessi per i prossimi video. Ciao ragazzi, mi ha fatto piacere questa intervista e vi aspettiamo per un prossimo video. Ciao!